29 marzo 2018 Milano. Il suo gesto della sedia è diventato un messaggio per i deboli contro i forti, decisamente più elegante rispetto alle manette di Mourinho. Cos Roberto Cravero ricorda il gesto di protesta del suo allenatore Emiliano Mondonico per un fallo non fischiato durante finale di ritorno di Coppa UEFA del 1992 tra Torino e Ajax. Mourinho mostra le manette all'arbitro Tagliavento durante Inter-Sampdoria il 20 febbraio 2010. Il cordoglio, quello di stamattina, è stato un risveglio doloroso, anche se noi che lo conoscevamo bene eravamo abbastanza preparati, prosegue l'ex difensore Granata. Chi aveva sempre mantenuto i contatti con lui sapeva che stava lottando, ma purtroppo stava perdendo, una perdita dolorosa e importante per noi. Il suo Torino è diventato quasi una leggenda. Addio Mondonico, il memorabile gesto della sedia alzata in Ajax Torino, gli anni vissuti insieme. A Radio Cusano Campus Roberto Cravero ha inoltre dichiarato: Mondonico è diventato un simbolo per il popolo granata. Si vede che c'era una squadra all'AS che aveva bisogno di un allenatore geniale e ha chiamato lui. Il suo grande pregio, al di là di leggere la partita, era quello di saper fare scelte coraggiose. Non si limitava a fare le cose semplici, cercava di attuare schemi diversi per sorprendere gli avversari, conclude Cos durante la trasmissione Sport Academy. Fu uno dei primi a giocare col 3-5-2 e lo fece molto bene. Perci il suo Torino elimini il Real Madrid, e non credo che in futuro vedremo ancora il Torino eliminare il Real. Dopo l'esperienza insieme al Toro sono stato anche suo dirigente e i rapporti sono diventati ovviamente diversi. Gli anni passavano e lui si smussava un po'. Prima andava dritto per la sua strada, col passare degli anni aumentata la saggezza. Mondonico, il maestro che amava il calcio, pane e salame.